Allora, sostituisco il prof Facchinetti, appunto, che oggi è in ospedale, e ringrazio il prof per avermi dato questa opportunità di parlare perché lui sa che da tanto tempo ci occupiamo in ospedale delle gravide, soprattutto con problematiche di peso corporeo fin dall'inizio della gravidanza. Allora, per svegliare un attimo l'attenzione, vi parlo un attimino di cose abbastanza recenti. La differenza tra due donne molto famose che hanno partorito quest'anno, cioè Chiara Ferragni e Kim Kardashian, qual è? Che Chiara Ferragni si è fatta indurre 37 settimane per una restrizione della crescita fetale e Kim Kardashian ha pensato bene che il terzo figlio l'ha fatto fare da un'altra mamma e non da lei stessa. La differenza tra queste due donne risiede nel grasso, soprattutto nel grasso viscerale. Il problema qual è? Che negli ultimi anni si è visto che il tessuto adiposo è un tissuto metabolicamente attivo, è un organo autocrino, endocrino e paracrino, in grado di produrre e regolare una serie di sostanze e tantissime adipochine, di cui la collega in precedenza mi ha appena accennato e preceduto, ed è in grado, se in eccesso, di portare a uno stato infiammatorio cronico, il famosissimo stato infiammatorio cronico capace di produrre insulinoresistenza e iperinsulinemia. Stato infiammatorio cronico e disglicidemia e insulinoresistenza negli anni 90 sono stati alla base di quella che era la definizione della sindrome metabolica. E tra i criteri della definizione rientrava così, en passant, l'obesità. Negli anni 2000 no, si è visto che è l'obesità il cardine dello sviluppo della sindrome metabolica e l'obesità più o meno associata a disglicidemia, dislipidemia e rialzi pressori. Sono talmente inscindibili diabete, resistenza insulinica e obesità che nel 2012 hanno dato la definizione di diabesity, punto. Hanno tagliato la testa al toro, non si possono scindere. E perché vi parlo di questo? Perché è banalissimo, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità è dovuta intervenire dicendo: guardate che per evitarvi la progressione verso il diabete, perché ormai siamo spacciati in tutto il mondo, raddoppieranno i diabetici nei prossimi anni, basterebbe condurre uno stile di vita sano e tutto ciò non comporterebbe la progressione verso il diabete. Perché vi parlo di obesità e di grasso viscerale? Perché le donne si riproducono e fanno dei bambini e perché prima o poi invecchiano e vanno in menopausa. L'obesità in gravidanza è associata a ipertensione, diabete, parto pretermine e bimbi grossi che poi diventano adulti sovrappeso e obesi. Nel 1995 si era già parlato di come le malattie coronariche dell'adulto provenissero dall'epoca intrauterina. Esistono infatti una serie di fattori di rischio cardiovascolari materni, tra cui l'obesità e il fumo, e vi assicuro che spesso le donne obese fumano perché hanno dei grossi problemi psicologici alla base. Esistono cause di alterata crescita uterina in eccesso o in difetto, come diceva prima la collega, che si possono associare a ipertensione gestazionale, ipercolesterolemia, infiammazione, iperinsulinemia, che in parte sono condizioni fisiologiche della gravidanza, vanno a interferire con la funzione della placenta e con la crescita del bambino, ed ecco che un bambino esposto in utero a intolleranza glucidica, stato infiammatorio cronico, disfunzione endoteliale, da adulto si fa le malattie cardiovascolari e diventa cardiopatico. E mentre il glucosio tende a decrescere durante la gravidanza, l'insulina tende ad aumentare. Abbiamo che nel terzo trimestre la sensibilità insulinica si riduce dal 50 al 70% ed è giusto che sia così. Perché? Perché deve aumentare un gradiente positivo di glucosio dalla mamma verso il bambino. La leptina, in parte descritta, che favorisce il senso della sazietà e l'insulinosensibilità, il consumo energetico, in gravidanza viene prodotta dalla placenta, dalla mamma e dagli adipociti del bambino, e se la mamma obesa fa bimbi macrosomi, ecco che il bimbo macrosoma produce più leptina, è coinvolta nella disfunzione endoteliale e nello stato infiammatorio,
Il problema è che nella gravida obesa la leptinoresistenza fisiologica dal secondo trimestre aumenta ed ecco che questo senso della sazietà e questa insulinosensibilità vengono molto meno rispetto alla gravida normopeso. L'adiponectina, che è un insulinosensibilizzante, è un'ipoadiponectinemia nel soggetto obeso e nella gravida obesa, comportando appunto un'insulinoresistenza, un'iperglicemia e evolvendo appunto verso il diabete gestazionale. In EFA sono aumentati nei soggetti diabetici e nei soggetti obesi di per sé, sono coinvolti anch'essi nell'uptake del glucosio inibendolo a livello muscolare. Il problema è che alterano anche la funzionalità delle cellule beta pancreatiche. Questo cosa comporta? Insulinoresistenza. L'insulinoresistenza ti aumenta il livello dei NEFA, i NEFA ti aumentano l'insulinoresistenza e si crea un circolo vizioso. Il TNF-alfa, una famosa citochina proinfiammatoria che è prodotta dal tessuto adiposo, che cosa fa? Reprime i geni implicati nell'immagazzinamento dei NEFA, riduce la segrezione dell'adiponectina dai pure, quindi riduce l'insulinosensibilità e l'uptake di glucosio, e ti riduce la produzione di nitrossido, che vedremo tra poco, è importantissimo per la vasodilatazione endoteliale. E quindi ti porta a insulinoresistenza, infiammazione, sindrome metabolica. Ma l'insulinoresistenza e l'iperinsulinemia sono condizioni fisiologiche della gravidanza che nel soggetto obeso sono esasperate e spesso si associano a una disfunzione endoteliale. Perché? Perché sia il metabolismo glucidico che il sistema vascolare sono entrambi coinvolti nella pathway del sistema arginina produzione di nitrossido e sono alterate nella gravida obesa. L'insulina a livello endoteliale, legandosi al suo recettore, ti comporta un aumento dell'uptake di glucosio e quindi te lo riduce a livello circolante andando ad interferire sui recettori del glucosio e andando anche a stimolare la vasodilatazione aumentando la produzione di nitrossido, stimolando la nitrossidosintasi. Nell'insulinoresistenza questo non avviene e si converge invece in una patogenesi aterosclerotica di vasocostrizione, quindi succede l'incontrario. In passato il gruppo di ricerca del prof. Achinetti aveva già visto che somministrando con un'infusione acuta di arginina a delle donne preeclamptiche avevi nelle donne preeclamptiche una minor produzione di citrullina e di nitrossido rispetto alle donne normotese e che nelle restrizioni della crescita fetale un'infusione di arginina era in grado di migliorarti la flussimetria utero-placentare solo in quelle donne in cui la restrizione era dovuta a un problema flussimetrico. Sempre l'obesità è correlata all'età, con l'avanzare dell'età aumenta il sovrappeso e l'obesità e ormai l'avrete visto tutti, sempre più donne obese e sovrappeso vengono a partorire, afferiscono alle nostre sale parto. Quindi ci siamo andati a chiedere Siamo andati a valutare questo sistema dell'arginina nitrossido a livello delle gravide sovrappeso obese, andando a valutare al primo e al secondo trimestre i livelli di nitriti, nitrati e di insulina dopo l'infusione di arginina per 3 ore e andando a valutare la vasodilatazione endotelio dipendente, che non so se tutti sanno cos'è, praticamente con un manicotto dello sfigmomanometro vai a insufflare aria a livello dell'arteria brachiale, una volta rilasciato il manicotto ecco che si ha una reazione vascolare dell'arteria brachiale che si dovrebbe vasodilatare per aumentare l'ossigeno e la vascolarizzazione. I livelli basali di insulina erano ovviamente maggiori nelle donne obese e sovrappeso rispetto alle normopeso, ma non c'erano differenze nell'OMA index né nei livelli di ipertensione. È vero che i livelli sistolici e diastolici erano più elevati, ma non c'erano ipertese. Al primo trimestre i livelli basali di nitrossido erano uguali per le donne sovrappeso e le donne normopeso, stessa identica cosa al secondo trimestre.
Mentre al primo trimestre, dopo l'infusione per 3 ore di arginina, si aveva un lieve incremento di nitrossido, al secondo trimestre guardate la differenza. Le obese non si schiodano, le normopese aumentano i loro livelli di nitriti e nitrati. Per quanto riguarda l'insulina basale al primo trimestre era più elevata, l'abbiamo appena detto, nelle obese sovrappeso rispetto alle normopese, e questa differenza non si vede al secondo trimestre, ma ci può stare perché l'insulina tende ad aumentare al secondo trimestre. Guardando la risposta dell'insulina all'infusione acuta di arginina per 3 ore, mentre al primo trimestre tutte le donne, tutte le categorie di BMI vedevano scendere i loro livelli di insulina, questo è avvenuto soltanto per le normopeso al secondo trimestre. E sia in millimetri che come vasodilatazione, l'arteria brachiale ha reagito soltanto al secondo trimestre per l'enorme peso. Tutte queste cose per dire che cosa? Che il sistema arginina-nitrossido è probabilmente alterato nelle gravide sovrappeso-obese ed essendo coinvolto nel metabolismo glucidico, nella vascolarizzazione, nella vasodilatazione, può essere questo sistema alterato coinvolto nelle problematiche di sviluppo di diabete e ipertensione gestazionale. Se tu sei obesa e ti fai e hai queste problematiche, questo rischio cardiovascolare in gravidanza, ecco che la gravidanza è un test metabolico per l'organismo. Se tuo figlio, se il feto è femmina, un giorno partorirà e ecco che esso stesso avrà delle problematiche che tu mamma gli hai trasmesso nella gravidanza, perché ovviamente l'hai sollecitato. Finita, terminata la gravidanza, si ritorna a una condizione di partenza e con la menopausa si va di nuovo a evidenziare tutto ciò che era successo in gravidanza nella vita intrauterina. Se sei obesa, le linee guida dicono che puoi incrementare 5-9 kg, l'Institute of Medicine, e che una dieta e un'attività fisica o entrambe sono in grado di limitarti l'incremento ponderale e che soprattutto nelle donne sovrappeso-obese questa limitazione dell'incremento ponderale da dieta combinata all'attività fisica è in grado di portarti a una riduzione dei bimbi grossi della macrosomia. Il problema è che se ingrassi di più di quello raccomandato, ti viene più ipertensione e ti viene più preeclampsia. Quindi non è solo l'obesità di base, il tessuto adiposo, ma è l'esagerare con l'apporto calorico e con la vita sedentaria e con l'incremento ponderale che ti aumenta nettamente i tuoi rischi. E ipertensione e diabete possono essere limitati con uno stile di vita sano e una dieta. Se poi ti viene anche il diabete, basta fare una dieta, basta fare un'attività fisica che riusciamo a raggiungere l'euglicemia. Riusciamo anche, se sei brava, a limitarti i bimbi large for gestational age e i macrosomi, ma stiamo attenti perché obesità, incremento ponderale eccessivo oltre i limiti e il diabete, pregravidico vabbè, ma anche gestazionale, sono fattori di rischio indipendenti per la macrosomia fetale. E perché ci interessano i bimbi piccoli e perché ci interessano i bimbi grossi? Perché un clinico davanti a bimbi piccoli o a bimbi grossi non sta fermo e li induce. Per forza, se vedi un bimbo grosso in pancia, soprattutto da mamma diabetica, è normale. È uscito anche un bollettino poco tempo fa dell'American College che ti dice è normale, giustificato, se tu fai la stima peso in gravidanza, qualcosa lo fai, prima o poi lo fai nascere. Il problema è che la macrosomia non è tanto l'induzione, nasce il bambino e vissero tutti felici e contenti, ma macrosomia, diabete gestazionale e obesità materna fanno bimbi grossi che diventano adolescenti grossi e un adolescente obeso si fa le malattie cardiovascolari da adulto. Il trattamento di queste persone è un trattamento multidisciplinare che coinvolge non solo il ginecologo, ma il nutrizionista, il dietista, lo psicologo e lo psichiatra. A nostro avviso è anche l'aderenza a questo stile di vita che è molto particolare da ottenere in questa categoria di persone, perché tu puoi spiegare tutti i rischi, ma è difficilissimo ottenere una buona aderenza a questo programma di stile di vita. Ciò che ti può aiutare
abbiamo parlato di citochine, abbiamo parlato di rischi di diabete, bimbi grossi, bimbi piccoli, è utilizzare dei metodi indiretti per la valutazione del grasso corporeo come la bilancia bioimpedenziometrica, perché non tutti si possono permettere, se non a livello di ricerca, di andare a valutare insulina, glucosio, citochine e marker di diverso tipo. L'incremento ponderale è direttamente proporzionale al peso del bambino alla nascita e più incrementi oltre i limiti, più tendi a fare bimbi large for gestational age. Il problema è che l'incremento ponderale di per sé, cioè i chilogrammi della mamma sulla bilancia, sono un parametro forse un po' approssimativo. Con la bilancia riesci a vedere quanti chili di peso divisi massa grassa, massa magra e acqua la mamma mette in gravidanza. E la massa magra in gravidanza, anch'esso è un parametro un po' approssimativo perché coinvolge comunque l'utero, il bambino, gli annessi, le mammelle della mamma che si ingrossano. Ciò che fa la differenza è il tessuto adiposo materno. Se tu vai a vedere dall'inizio alla fine della gravidanza, le donne che aumentano o diminuiscono di massa grassa e vai a vedere i bambini nati al di sotto del decimo o al di sopra del novantesimo percentile, abbiamo che di bimbi grossi che tu ingrassi o perdi peso in massa grassa non ti cambia assolutamente nulla. Il fatto di essere obesa e di aver avuto un incremento ponderale eccessivo ti porta a fare bimbi large for gestational age, sia che l'incremento sia da massa magra che da massa grassa. È la massa grassa che ti porta a un aumento di massa grassa. Nei nostri dati, nel nostro studio, ha visto un incremento di bimbi piccoli, small for gestational age, forse a causa di un aumento di citochine infiammatorie che in questo momento stiamo studiando e abbiamo appena inviato per la pubblicazione, forse appunto a causa di un aumento di citochine infiammatorie dovute a questo tessuto adiposo materno. E se hai la fortuna di avere una bilancia bioimpedenziometrica tetrapolare che divide la massa grassa del corpo anche in settori, riesci a vedere come la massa grassa totale o la massa grassa viscerale del tronco dell'addome aumentate ti portino a un incremento di small for gestational age. Abbiamo detto che la donna obesa fa bimbi e prima o poi si riproduce, ma diventa anche adulta. E i rischi del diabete gestazionale sono i rischi a lungo termine del diabete mellito tutta la vita o che si rifaccia un diabete gestazionale alla seconda gravidanza. Le donne diabetiche hanno avuto un terzo il diabete gestazionale in gravidanza, considerando che fino a qualche anno fa lo screening del diabete non era poi neanche così universale come lo stiamo facendo adesso, quindi forse il valore è pure sottostimato. È stato pubblicato poco tempo fa un bellissimo articolo per uno studio, un trial sponsorizzato dal National Institute of Health, andando a vedere in donne con intolleranza glucidica che avessero avuto o meno nella loro vita gravidanze con o senza diabete gestazionale, per vedere come da questa intolleranza glucidica si poteva prevenire l'insorgenza di diabete mellito. E ovviamente donne con una storia di diabete avevano un aumentato rischio di diabete mellito e la metformina e lo stile di vita attivo erano in grado di ridurre sia a 3 anni che a 10 anni dalla diagnosi di intolleranza glucidica l'insorgenza di diabete. La metformina però non era in grado di ridurre questa insorgenza di diabete nelle donne che non avevano mai avuto diabete gestazionale nella loro gravidanza. Tutto questo per concludere e dire che appunto la gravida a noi interessa per i bimbi e interessa anche perché prima o poi diventerà una donna adulta e andrà in menopausa, e per ricollegarmi a tutto ciò che è stato detto in questa giornata. Grazie.